nella Valle Giordano, ovviamente gli animali dei palestinesi, perché quelli che invece hanno gli israeliani nelle loro colonie sono molto ben pasciuti con l'acqua che sottraggono costantemente ai palestinesi. Quindi esistere e resistere, e loro vanno avanti, anche noi andiamo avanti con noi restiamo umani. E lo dicono i contadini, i beduini della Valle del Giordano. Quando Donaldino parlava della scuola, che piccola naturalmente, non pensava a una scuola enorme, era una scuola che abbiamo fatto facendo noi stessi i mattoni con la palta e la paglia del Giordano per rispettare da una parte le tradizioni che sono in quella valle, le tradizioni della costruzione, ma dall'altra perché ovviamente Israele impedisce ai palestinesi di costruire case che sono le case di un piano, no, è impossibile nella Valle del Giordano, anche nelle zone di area B, dove in realtà secondo l'accordo di Oslo ormai è assolutamente andato in frantumi, in area B l'autorità palestinese può costruire, anche se la sicurezza è nelle mani israeliane. Quindi di fatto le costruzioni che vengono fatte anche dai comitati popolari sono piccole costruzioni. Qui ci sono parecchie persone che erano con me quando abbiamo messo i mattoni, i primi mattoni di questa scuola, e Fati e tutti gli altri dei comitati popolari erano estremamente orgogliosi di fare questa scuola, di farla con le loro mani, aiutate anche da noi, ma con le loro mani. Quella scuola, come diceva Donaldino, non c'è più, perché fa parte di una distruzione permanente dell'istruzione che Israele fa, non solo nella Valle del Giordano, in tutta l'area, il 60% della Cisgiordania, che è considerata area C. Il mio appartamento di Gaza dà sul mare, ha una vista panoramica che mi ha sempre riconciliato morale, anche quando era affranto la miseria a cui è costretta una vita sotto assedio. Prima di stamattina, quando dalla mia finestra si è affacciato l'inferno. Bambini che resistono contro le malattie. Secondo un recente rapporto del Palestinian Medical Relief Society, il 52% dei bambini di Gaza sono anemici e soffrono di gravi carenze nutrizionali per la scarsità nella loro alimentazione di elementi quali il fosforo, il calcio e lo zinco. Anche il dato sulle malattie respiratorie è preoccupante. Bambini che resistono. Bimbi che resistono alle psicosi, a quelle lacerazioni della memoria che li riporta dinanzi a corpi smembrati ed edifici in fiamme, a quei traumi indelebili che li rendono ansiosi e depressi, insonni e incontinenti. Bambini che resistono. Vivono in spazi sovraffollati, privi di aree ricreative, e hanno visto nelle strade dove giocano la carne ardere viva e decomporsi. Missili, devastazioni e morte sono evocati nei disegni quando si mette dinanzi a loro un foglio bianco. Finora sono 768 i morti palestinesi, 3.129 feriti, 219 bambini uccisi. Il computo delle vittime civili israeliane, fortunatamente, è ancora fermo a quota 4. Se il diritto al gioco qui è un lusso, quello allo studio è prevenuto. Israele quest'anno, oltre ai giocattoli, ha impedito l'entrata all'interno della striscia anche dei libri di testo per le scuole elementari. A differenza dei loro coetanei israeliani, che sono liberi di praticare sport all'aria aperta o di svagarsi con la PlayStation, i bambini di Gaza sono resi schiavi di un padrone che si chiama fame, e li vedo ogni giorno spingere a ratri nei campi, frugare nei cassonetti della monnezza in cerca di materiali di recupero. Nel caldo insopportabile di questa canicolare estate sono sopra carretti trainati da muli stracarichi di mattoni e pietre recuperati dagli edifici bombardati, o li trovi agli incroci delle strade a vendere cianfrusaglia con sguardi da vecchi, stanchi di sognare verdi cortili, campi da calcio e gelati. Non stanno giocando a nascondino
quando spariscono sottoterra nei tunnel di Rafah, col rischio di rimanere seppelliti vivi, sono la manodopera economicamente e fisicamente più adatta per trafficare le merci, che altrimenti non arriverebbero mai sugli scaffali dei negozi di Gaza. Così, qualche tempo fa, si è espressa Jasmine Whitbread, direttore generale di Save the Children. I bambini a Gaza hanno fame a causa dei notevoli impedimenti all'ingresso di cibo nell'area e stanno morendo perché non possono lasciare Gaza per avere quelle cure mediche di cui hanno urgente bisogno. Centinaia di migliaia di bambini stanno crescendo senza avere un'istruzione decente perché gli edifici scolastici sono gravemente danneggiati e a causa delle restrizioni nel passaggio e rifornimento di materiali edili non possono essere ristrutturati. Sono i bambini che stanno pagando il prezzo più caro dell'assedio.